come fare bene un curriculum vitae per un'occasione come questa, cioè per un'occasione in cui avete l'opportunità di incontrare le aziende direttamente in Ateneo. Le prime tre regole che riguardano il curriculum vitae sono queste. Il CV è la tua vita, è un documento in cui tu racconti chi sei, cosa sai fare. Dovrebbe essere quindi sempre improntato sul settore e l'azienda per cui ti stai candidando. Deve essere breve, corretto e positivo. Adesso guardiamo tutti questi aspetti uno per uno. Positivo intanto in che senso? Non nel senso positivo, ottimista, ma nel curriculum tu devi raccontare quello che hai fatto e non cosa non hai fatto. Sembra una banalità, ma spesso quando le persone hanno la sensazione che manchi qualcosa, cioè che manchi un'esperienza professionale, che manchi un'esperienza all'estero, tendono a giustificarsi, mentre invece è un documento in cui si punta tutto su quello che c'è, sulle nostre conoscenze, competenze, sulle esperienze che abbiamo noi. Ok? Il linguaggio deve essere sintetico, attento, positivo, cioè espresso in positivo, come abbiamo detto, attivo, corretto. Adesso poi vediamo anche queste parole una per una. Il formato, quindi la prima cosa da decidere è che, in che tipo di formato farlo, perché ce ne sono tanti di formati. C'è il vecchio formato europeo, che ormai va bene solo per bandi europei, comunque qualche volta è richiesto per bandi pubblici, quindi quando è richiesto assolutamente va fatto. Il formato europeo, come il formato Alma Laurea, è un curriculum standard, quindi bisogna seguire pedissequamente il form, ok? Compilarlo con esattezza, compilarlo in tutte le sue parti. Anche il curriculum Alma Laurea fa una grande differenza. Ve lo vorrei far vedere, ma adesso qui non ce l'ho. Quanto è differente un curriculum Alma Laurea compilato con attenzione da uno compilato giusto perché è obbligatorio. Quindi, qualunque formato decidiate di fare, fatelo con cura. Questo che vedete qui è il formato più usato, cioè se voi adesso su Google scrivete curriculum vitae 2023 vi verranno immagini come questa. Quindi un formato grafico che va bene e forse per gli eventi come questo, dove le aziende si incontrano, si ha poco tempo, ci sono altre persone, allo stand ci sono veramente pochi minuti per conoscerci e quindi questo è come fosse una sorta di bigliettone da visita. Così come in ambito, per esempio, in ambito accademico, in ambito scientifico, in ambito creativo, i formati possono essere leggermente diversi. Quello che io consiglio è di stare in una pagina sola, massimo una e mezzo, diciamo. Qui ho messo il curriculum, la sorta di resumé che Leonardo da Vinci ha portato a Ludovico il Moro nel 1482, quindi ho pensato se ce l'ha fatta Leonardo a fare in una pagina sola, ce la possiamo fare anche noi. L'ideale, secondo me, è fare un documento in Word in cui metti tutto e adesso vediamo passo per passo i contenuti da inserire nel curriculum. Quella pagina Word da tenere aggiornata con tutti i discorsi completi, corretti, eccetera. E poi fare copia e incolla, magari in un formato più gradevole esteticamente, di volta in volta a seconda di chi lo mandi. Per esempio usando Canva. Canva.com, che è una app gratuita.
Attenzione però agli ATS, che sono dei software che leggono il curriculum. Alcune aziende, ma veramente non molte in Italia per il momento, e avvertono quando hanno questo genere di strumento. La prima lettura del curriculum avviene quindi da un computer, quindi non da una persona. E allora lì il formato grafico, cioè che sia un'immagine, è un problema. Ok, la prima domanda che spesso mi viene fatta è: la foto ce la metto o non ce la metto? A livello internazionale la foto è sempre meno usata e non si usa più in ambito accademico e in ambito scientifico. In alcuni paesi ci sono anche proprio delle leggi contro le discriminazioni, per esempio, per cui non è opportuno inserire la foto. In Italia è ancora usata e in certi contesti, come per esempio i social network e in particolare quelli professionali come LinkedIn, è assolutamente necessaria. Quindi va fatta una foto che sia sobria, che abbia uno sfondo neutro, cioè possibilmente un muro, comunque uno sfondo molto chiaro, meglio ancora se in bianco e nero. E vestiti come andremmo a un colloquio di lavoro. Ok? Qual è il contenuto del curriculum vitae? Queste cose che sto dicendo le ritrovate sia nel nostro corso online, che è su Moodle, sia nella nostra pagina CV Check, nel sito Orientarsi, di cui Mariangela vi metterà il link in chat. Quindi ve le potete andare a ritrovare. Comunque, il contenuto generalmente di un curriculum sono dati anagrafici e contatti per trovarti, il tuo profilo personale, che è sempre più usato all'inizio del curriculum ed è obbligatorio nel profilo LinkedIn. E poi, cosa sai fare? Cioè, cosa sai? Le tue conoscenze, la tua formazione. Una persona che si sta per laureare o che è appena laureata metterà prima la sua formazione. Una persona come me che lavora da tanti anni metterà prima le sue esperienze professionali. Quindi non è una scienza esatta, si può modificare. E anche questi paragrafi non sono bloccati così. Qualche volta ci può essere opportuno, per esempio, per le facoltà scientifiche, CTF, biologia molecolare, che sono corsi che al loro interno hanno tanti laboratori, tante esperienze professionali che si fanno studiando. In quel caso il paragrafo formazione e il paragrafo esperienze professionali sono un po' mischiati, cioè saranno esperienze professionali acquisite o competenze professionali acquisite durante gli studi, ok? Oppure quando un curriculum è di respiro molto internazionale, una persona che fa scienze internazionali e diplomatiche potrebbe voler fare il paragrafo esperienze all'estero, mettendole tutte lì. Una persona che si occupa di cooperazione potrà mettere le esperienze di volontariato presso ONG insieme alle esperienze professionali. Questo solo per farvi degli esempi di come si possa poi strutturare come vogliamo. Ok? Ci devono essere le competenze tecniche, che normalmente sono competenze informatiche, le lingue e poi le competenze personali, gli interessi personali. Cioè, alla fine del curriculum si va un po' più sul personale, sul chi sei, che tipo di persona sei, e poi vedremo anche questo. Quindi ripercorriamo adesso tutti questi passaggi brevemente, ok? Dati anagrafici e contatti. Nome e cognome, data e luogo di nascita. Ecco, qui però dipende, cioè data e luogo di nascita, per esempio, in Italia ci sta tra i dati anagrafici, in altri paesi no. Nel Regno Unito, per esempio, l'età è un dato sensibile, quindi non si può assumere una persona perché è più giovane di un'altra. Quindi assolutamente la data di nascita non ci va.
È opportuno in siti affidabili come quelli che trovate nel nostro sito, andare proprio paese per paese a vedere quali sono i formati ideali del curriculum. Comunque, sicuramente un'email bella, seria, nome, cognome, e basta. Il numero di telefono al quale rispondete. Lo so che alcune cose che dico possono sembrare banali, ma insomma, i contatti che mettete poi dovete rispondere nelle settimane successive, ok? E qui residenza, domicilio, dipende un po' a chi lo mando, ok? Magari io sono residente in Puglia, ma lo sto mandando in Toscana, quindi non sarà tanto importante in quel momento la residenza quanto il domicilio. Quindi dovete un po' pensare a chi lo state mandando, eccetera. Questo per tutte le piccole informazioni, per esempio la patente, il fatto che siete automuniti, lo mettete o no? Se è un'azienda che si trova nella campagna toscana sperduta, sì. Se lo mandate a Barcellona, non importa, ok? Quindi i dati devono essere corretti e aggiornati. Il profilo personale, cioè quelle quattro righe che si mettono sotto il nome e i dati anagrafici e che ti descrivono, è quel profilo personale che si mette su LinkedIn, subito anche lì sotto il nome, diciamo. È una buona idea metterlo perché è una sorta di presentazione di te. Qui ho messo la famosa domanda, il famoso inizio del colloquio del Diavolo Veste Prada. Quindi il profilo personale risponde un po' alla domanda chi sei, ok? Quindi se riesci a farlo bene, che sia efficace, bene, se no, non importa. In 4-5 righe devi dire quali sono le tue conoscenze, competenze e motivazioni. È molto difficile, va provato e riprovato. E io vi ho messo quattro concetti in grassetto perché è molto importante che nel profilo ci siano parole chiave. Quindi può essere molto utile, soprattutto se stai facendo una candidatura spontanea, cioè se lo stai mandando a un'azienda, ma non sai esattamente, cioè ci sono magari vari dipartimenti in questa azienda e tu vuoi spiegare brevemente a cosa aspiri, ok? È una buona occasione e essendoci pochissimo tempo, specialmente in alcuni ambiti come quello di un career day, potrebbe anche essere l'unica cosa che verrà letta. Quindi, se lo fai bene, può anche addirittura stare in piedi da solo, cioè bastare quasi. Passiamo alla formazione. Questo è il paragrafino, così come è scritto, come lo trovi nelle bozze di curriculum che trovi nel nostro corso online, dove lo puoi scaricare, copiare, incollare, farci e lavorarci come vuoi, ok? Quindi, la cronologia è sempre inversa, si parte da quello che fai adesso, è il corso di studi che fai adesso, e poi si va indietro. Il fatto che io abbia messo materie di principale interesse è un escamotage per poter mettere delle parole chiave, cioè non ho messo in grassetto il corso di laurea né l'Ateneo, ma comunicazione d'impresa, design della comunicazione, social media marketing, web marketing. Io voglio subito che si capisca di cosa stiamo parlando. Ok? Quindi puoi mettere il titolo della tesi, l'argomento della tesi, le materie principali del corso o le materie di principale interesse, pensando a quali sono, secondo te, le parole chiave, poche, in tutto il curriculum le parole chiave saranno 5 o 6, che tu vuoi che si vedano subito, che si vedano bene. Le votazioni le includi se sono ottime e se ti va. Di solito si capisce quando l'azienda
vuole sapere le votazioni, se le vogliono sapere te le chiedono, ma spesso non sono così importanti. Se il tuo corso è lingua inglese, non basta scrivere il titolo in inglese tipo Economics, ma scrivere proprio corso interamente tenuto in lingua inglese, perché non è detto che se anche il titolo del corso è inglese sia poi tenuto in lingua inglese. E siccome è un punto in più, diciamolo. Ok. Esperienze extra universitarie. Cosa sai fare? Qui si va dal cosa sai al cosa sai fare. Quindi tutte quelle esperienze che ti hanno aiutato e che ti porti con te nel lavoro che farai. Ok? Il difetto dei formati standard, come il formato europeo o il formato alma laurea, è che queste esperienze sono un po' scritte tutte nello stesso modo e quindi sembrano tutte importanti allo stesso modo. Ma per te le tue esperienze non sono tutte importanti allo stesso modo. Quindi se tu parti invece da un foglio bianco, le puoi scrivere come vuoi, ok? Quindi qui ce ne sono tre, di cui quella centrale è più importante perché è all'estero, perché è più attinente, insomma, per vari motivi. Quindi alcune le ha scritte, le ha appena accennate, diciamo, perché tutto è importante, ma qualcosa di più, ok? E poi vedete, le ultime due righe ha scritto: durante gli studi ho svolto attività di ripetizioni, babysitting, sono stata studentessa tutor per studenti con disabilità nel 2017-2018. Quindi anche le esperienze che pensi che siano ancora meno importanti, invece lo sono, e quindi se non vuoi dilungarti giustamente troppo, le accenni appena, ok? Che si capisca che hai fatto tante cose, che hai fatto tante cose diverse, ok? Questo lo dico per rispondere a tutte quelle persone spesso che mi dicono, questo non ce l'ho messo perché mi sembrava inutile, ok? Bene. Competenze tecniche. Le competenze tecniche sono le famose hard skills, quindi quello che sai fare ancora siamo, no? Possono essere informatiche, per esempio, o linguistiche. Quindi qui di nuovo la lingua. Qui ci sono due modi per dirle, in maniera più esplicita, cioè più discorsiva, in cui di ogni lingua spieghi come l'hai acquisita, a che livello ce l'hai. Quindi la spieghi bene, oppure in una maniera qui sulla destra più grafica, più immediata anche, ok? Vanno bene entrambe, per contesti magari diversi, nel curriculum più grafico ora si tende più a mettere questo genere di grafica quasi, di infografica, ok? E va bene, nel senso che non è che io voglio vedere il certificato, perché se tu mi scrivi che hai un inglese con quattro palline su cinque, io mi sento anche in diritto di farti il colloquio direttamente in inglese e quindi, insomma, è bene che sia vero, ok? Lo stesso per le competenze informatiche. Qui ci sono competenze informatiche, poi ci potrebbero essere dei lavori come, non so, il videomaker che quindi dovrà mettere competenze tecniche anche di altro genere. Ok? Sul finire del curriculum metterai le capacità personali. Questo, se tu guardi un'offerta di lavoro, di quelle fatte bene, quelle lunghe, l'offerta di lavoro ben fatta c'ha all'inizio la descrizione dell'azienda, poi la descrizione del lavoro, poi i requisiti richiesti. Tra i requisiti richiesti in genere sono fatti proprio come il curriculum che ti sto dicendo, cioè conoscenze, competenze e poi le competenze personali. Qui di nuovo puoi esprimerle per esteso, cioè di ogni competenza, dire un po' come l'hai acquisita, dove l'hai acquisita, oppure scriverle brevemente, ok? È importante quest'ultima parte,
È difficile ragionare su questo. Facendo un percorso d'orientamento con noi, ora poi arriveremo, ai nostri servizi, tu puoi fare anche insieme a noi un bilancio di queste competenze. Noi abbiamo esercizi, esercizi da fare a casa per decidere insieme cosa scrivere in fondo al vostro curriculum. L'ultima parte è quella di altre cose che possono essere interessanti, i tuoi interessi, il volontariato, attività sportive, patenti, progetti, premi, tante cose, ok? Tu inserirai quelle che in quel momento ti sembrano importanti. Per esempio, gli interessi personali. Gli interessi personali non sono obbligatori, però dicono molto di te. Questo anche a te, quando conosci qualcuno fuori dall'università o dentro l'università, i suoi interessi ti parlano, no? Ti fanno capire che tipo di persona è, eccetera. Quindi se devi mettere interessi banali, non specifici, tipo ascoltare musica, leggere, viaggiare, ma non aggiungono e non tolgono, diciamo. Se invece decidi di metterli e pensi che siano attinenti, che continuino a far capire che tu ti interessi a quello che studi, per esempio, no? Qui si parla, se prima si parlava di marketing, se tra i tuoi interessi c'è il web marketing, la comunicazione strategica, la moda, le nuove tendenze, quindi tu anche nel tempo libero continui a interessarti, a girare intorno alla tua area disciplinare, ebbene perché no, capito? È come se il tuo curriculum in questo momento, in questo modo, si chiudesse come un cerchio, cioè inizia con le tue conoscenze accademiche, finisce con gli interessi, che restano in quell'ambito lì. E poi, se vuoi, anche uno o due altri interessi che magari sono meno attinenti, ma che comunque possono essere importanti per te. Considera che se decidi di metterli, tutto quello che metti nel curriculum deve essere qualcosa di cui tu poi hai voglia di parlare, perché spesso si comincia proprio dagli interessi, magari per mettere la persona a proprio agio, no? E quindi, insomma, è opportuno che tutto quello che scrivi sia vero e che tu abbia voglia di parlarne. Qui l'importanza delle parole chiave, ho messo un curriculum visto da lontano e ho evidenziato alcune parole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in tutto il curriculum che continuano a girare intorno allo stesso tema per far capire, insomma, che c'è un'attinenza. Va bene? Tutto è importante, anche come salvi il file, cioè che tu lo salvi pensando bene a chi lo stai mandando, quindi normalmente CV, cognome, nome, ma per esempio se invece lo stai mandando a un'azienda, metti un'azienda che fa abiti e che ha tanti settori, che in quel momento non ha una candidatura aperta, tu stai facendo una candidatura spontanea e quindi già da come è nominato il file e dall'oggetto dell'email io capirò tutto, cioè chi sei, cosa vuoi, cosa stai cercando. E questo vuol dire avere idea, insomma, no? Averci pensato un po', e quindi precisione, e tante altre competenze. Perché spesso CV, come vedete, no? Arrivano nominati come, così come capita, cioè con i numeri che propone, il salvataggio del documento, CV vecchio, CV nuovo, ultimissimo, eccetera, eccetera. E trasformalo in PDF perché non si spagini. Rileggilo, farlo rileggere possibilmente anche a noi. Quindi con disturbi specifici dell'apprendimento e quindi lì ancora più importante leggerlo, rileggerlo, rileggerlo al contrario e ascoltarlo e tanti altri strumenti, insomma, compensativi che usiamo.
Nell'ultima parte del curriculum in Italia, si presta anche il consenso al trattamento dei dati personali. Questa formula non è più, obbligatoria, però è consigliata e questa la trovate sempre nelle nostre bozze e nel nostro sito.